Buongiorno, io sono Dario Piselli, Program Manager del modulo Germany in European Union Law and Sustainable Development, ospitato dall'Università degli Studi di Siena. Oggi siamo molto fortunati e onorati di avere con noi il professor Enrico Giovannini, docente ordinario di Statistica Economica presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e portavoce di ASVIS. Con noi il professor Riccardo Pavoni, coordinatore del modulo Germany in European Union Law and Sustainable Development, e la professoressa Stefania Pacchi, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena, che farà un breve saluto al nostro illustre ospite. Do la parola magari prima alla professoressa Pacchi, o Certo. okay, alla professoressa Pacchi subito per una breve introduzione del nostro ospite. Buongiorno, benvenuto al professor Giovannini in questo seminario del modulo Jean Monnet coordinato dal collega Riccardo Pavoni. È una grande opportunità quella che noi abbiamo di poter ascoltare la lezione del professor Giovannini, e anzi mi debbo scusare e mi dispiace infinitamente, non sono solo parole di circostanza, perché avendo lezione alle 10:15 io dovrò immediatamente dopo il saluto assentarmi. Il professor Giovannini, certo, per i docenti delle università italiane e non solo italiane, non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, siccome è un seminario al quale partecipano gli studenti, come direttore del dipartimento ospitante, ho il gradito compito di presentarlo. Già è stato detto, professor Giovannini, ordinario di statistica economica all'Università di Tor Vergata di Roma, è stato presidente dell'Istat, quindi di quell'organismo che segue strettamente l'attuazione di questi obiettivi di sviluppo sostenibile. È stato ministro del lavoro e delle politiche sociali nel precedente governo, e attualmente coordina l'attività del segretariato dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Alleanza che ha il compito di vigilare sull'attuazione dei goal dello sviluppo sostenibile. Quindi il collega Giovannini è un osservatore privilegiato, senza dubbio, di questo percorso sulla strada dell'attuazione dei 17 goal che sono stati dettati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, la cosiddetta Agenda 2030. Quindi l'occasione di oggi è un'occasione importante. Perché? Perché il professor Giovannini, come osservatore privilegiato, può dirci a che punto siamo in questa attuazione dell'Agenda 2030 allo scadere praticamente di 3 anni. Molto ancora c'è da fare. Sicuramente questo della sostenibilità è un tema che vede allo stesso tavolo del lavoro seduti studiosi, docenti di diverse discipline, dal giurista all'economista, perché no all'aziendalista, allo studioso di diritto ambientale. Ma io direi che, essendo una cultrice come ordinario di diritto commerciale del diritto delle crisi di impresa, anzi questo è il mio settore, devo dire che il tema della sostenibilità dovrebbe essere più studiato anche da noi ogni volta che entriamo in un percorso, ogni volta che seguiamo un'impresa in un percorso di conservazione. Troppo spesso mi capita di osservare che anche la conservazione di un'impresa può impattare sulla sostenibilità, non sempre un percorso sostenibile. Quindi ecco che certamente il tema della sostenibilità coinvolge problemi drammatici, da quello della povertà, della fame, della salute, delle disuguaglianze, delle città sostenibili, del consumo, della produzione, delle imprese, dei cambiamenti climatici, e moltissimi altri sono i temi. È un tema quindi che deve essere oggetto di attenzione e deve costituire un
momento fondamentale nella didattica. Se vogliamo che questi obiettivi siano realizzati e diventino patrimonio di tutti noi, i giovani devono essere educati negli anni dell'università, e Siena è impegnato ormai da molti anni in un programma di ricerca sulla sostenibilità in questi temi. Quindi io ringrazio sentitamente il professor Giovannini per aver accolto l'invito del professor Pavoni, ringrazio il professor Pavoni, il carissimo collega Riccardo, per aver intrapreso questo percorso didattico importante, molto importante, e infine ringrazio il dottor Piselli per avermi aiutata nel collegamento. Tenevo molto a fare questo saluto e quindi grazie. Mi scuso di nuovo per dover lasciare, ma i miei studenti già mi stanno attendendo nell'aula. Buongiorno. Grazie mille professoressa Pacchi per questi saluti. Non so se il professor Riccardo Pavoni vuole dire qualcosa prima di dare la parola al professor Giovannini. Una parola giusto per salutare, per non togliere tempo al professor Giovannini, volevo soltanto salutarlo e ringraziarlo profondamente per aver accettato questo invito. Per noi si tratta di un'attività, uno degli highlights delle nostre attività, di questo modulo Jean Monnet in materia di Unione Europea e sviluppo sostenibile, a cui cerchiamo di dare anche un approccio multidisciplinare, quindi ovviamente non ci interessano soltanto le questioni giuridiche, ma appunto vogliamo cercare di avere questo approccio multidisciplinare alle questioni dello sviluppo sostenibile, quindi chi meglio del professor Giovannini, a cui io proporrei immediatamente di dare la parola, poi eventualmente torneremo in seguito se avremo tempo con qualche domanda sul suo intervento. Assolutamente, anche perché i temi sono tanti, soprattutto siamo felicissimi di avere il professore qua ad una settimana praticamente dal lancio del rapporto 2018 di ASVIS, che tocca in maniera molto interessante anche il tema dell'Unione Europea e delle azioni delle istituzioni europee, per cui c'è l'opportunità di zoomare sulla dimensione europea attraverso il rapporto e attraverso anche l'esperienza diretta del professor Giovannini. La parola a lei, ha il tempo che vuole a disposizione per un intervento, cercando di lasciare magari un po' di spazio per delle domande alla fine. Benissimo, grazie a tutti, buongiorno e grazie di questo invito che mi consente di condividere con voi non solo il lavoro svolto dall'ASVIS, ma una riflessione visto il tema dei vostri studi e in particolare quindi il legame tra legislazione e sostenibilità. Io non sono un giurista, sono un economista, poi si è impegnato abbastanza nel mondo della statistica, però avendo dato diversi esami di diritto, avendo avuto l'opportunità di praticare un po' le negoziazioni internazionali nella preparazione dei regolamenti e di altre iniziative legislative a livello europeo, ho imparato un po' quali sono le connessioni tra diritto e altre materie, naturalmente economia e sviluppo sostenibile. Assumo che chi ci sta ascoltando conosca l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questa dichiarazione adottata a settembre del 2015 da tutti i 190 delle Nazioni Unite, al termine, e questo è un primo elemento da ricordare, di quasi 3 anni di negoziazione. È stata la più grande negoziazione mai realizzata nella storia dell'umanità, possiamo dire, perché è stata una negoziazione che non ha riguardato solo i governi, ma ha coinvolto anche la società civile, con una partecipazione senza precedenti, favorita anche dall'uso della rete internet, ma anche dal coinvolgimento di soggetti indispensabili per poi realizzare l'Agenda 2030, come il mondo delle imprese, il mondo della società civile, le università e così via. Quindi possiamo dire che l'Agenda 2030 rappresenta nella storia anche delle negoziazioni internazionali il punto di massima di una visione di una cooperazione multilaterale
che purtroppo dopo il 2015 invece ha visto delle forti pressioni per andare verso un bilateralismo che non consente in realtà di affrontare questioni globali come si dovrebbe. Quando si parla degli accordi di Parigi, ad esempio, sulla lotta al cambiamento climatico, bene, questi arrivano a dicembre del 2015, 3 mesi dopo l'adozione dell'agenda, e fanno parte integrante della negoziazione e della discussione su come adottare, come implementare, scusate, l'Agenda 2030, che, come è stato ricordato, è articolata intorno a 17 obiettivi, dalla povertà all'alimentazione, alla salute, alle disuguaglianze, comprese quelle di genere, all'educazione, ai temi ambientali, alla crescita, all'occupazione, alla buona governance, alla cooperazione internazionale, all'energia per tutti, all'innovazione, quindi un'agenda molto ampia, dettagliata poi in 169 target che tutto il mondo si è impegnato a raggiungere entro il 2030, benché 22 di quei 169 target siano in realtà al 2020, cioè sostanzialmente domani mattina. In questo senso possiamo dire che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rappresenta una visione del futuro, una visione condivisa da tutto il mondo, al di là del fatto che poi alcuni paesi su alcuni aspetti hanno cominciato a tirarsi indietro, come gli Stati Uniti sulla questione climatica, o altri paesi invece siano indietro nell'applicazione. Io suggerirei però a tutti voi non tanto di imparare a memoria i 17 goal, cosa che assumo sia già stata fatta, e vi abbuono se volete i 169 target da imparare a memoria, ma invito tutti quanti a leggere la introduzione dell'Agenda 2030. Qualcuno ha notato che l'essere umano non è l'unico essere intelligente su questa terra, ma sembra essere l'unico in grado di immaginare il futuro. E proprio il preambolo dell'agenda fa riferimento a questi aspetti. Come materiali che suggerisco di guardare per chi è interessato ad approfondire questi aspetti, c'è da un lato il rapporto ASVIS 2018 presentato il 4 ottobre proprio alla Camera dei Deputati, e quindi lo potete trovare sul sito asvis.it, e poi, se posso permettermi un'autocitazione, questo libro L'Utopia Sostenibile, pubblicata a febbraio di quest'anno. E leggo proprio un brano da questo libro, in realtà è un brano dell'Agenda 2030. Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti dell'uomo e della sua dignità, per lo Stato di diritto, per la giustizia, l'uguaglianza e la non discriminazione, dove si rispettano la razza, l'etnia, la diversità culturale e dove vi sono pari opportunità per la totale realizzazione delle capacità umane e per la prosperità comune. Un mondo che investe nelle nuove generazioni, in cui ogni bambino può crescere lontano da violenza e sfruttamento. Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame e dalla malattia, dove ogni vita possa prosperare. Un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza può godere di una totale uguaglianza di genere e in cui tutte le barriere all'emancipazione vengano abbattute. Un mondo giusto, equo, tollerante, aperto e socialmente inclusivo, che soddisfi anche i bisogni dei più vulnerabili. Come avete sentito, si parla molto di giustizia in questa dichiarazione, questo è soltanto un breve estratto. Ed è per questo che il tema della dimensione giuridica in cui la nostra economia, la nostra società funziona, è centrale rispetto all'Agenda 2030. E non a caso nell'obiettivo 16, quello che riguarda l'efficienza della governance e l'efficienza dei nostri sistemi, compresi quelli legali, ci sono dei target specifici che riguardano proprio il funzionamento del sistema giuridico. Ma qui vorrei fare un passo indietro, ed è un passo che mi riporta a circa 4 anni fa,
quando con alcuni colleghi un po' da tutto il mondo pubblichiamo un articolo che trovate in rete presso il Guardian. Il titolo era Il paese del benessere, la Repubblica del benessere, anzi. E invece il Guardian cambiò il titolo per renderlo un po' più accattivante in dite ciao al capitalismo e welcome the Republic of Wellbeing. In quell'articolo provammo a immaginare cosa dovrebbe fare un paese che, nascendo ora, decidesse di mettere l'Agenda 2030 al centro dei suoi, del suo lavorare, del suo operato, e quindi un'agenda per tutti i temi economici, sociali e anche ambientali. E abbiamo fatto sostanzialmente una sorta di decalogo in cui abbiamo indicato al primo punto lo scrivere nella Costituzione di questo paese, la Repubblica del Benessere, il concetto proprio di sviluppo sostenibile. Parto da qui perché la sostenibilità, il concetto di sviluppo sostenibile, uno sviluppo sostenibile che sia fondato sui quattro pilastri ormai riconosciuti in tutto il mondo, cioè l'economia, l'ambiente, la società e le istituzioni, quindi superando l'idea che lo sviluppo sostenibile sia unicamente una questione ambientale, dicevo, al centro di questo concetto, di questa visione, c'è il concetto di giustizia intergenerazionale, cioè la giustizia tra le generazioni, per evitare che la generazione attuale si appropri di pezzi dei diversi tipi di capitale, il capitale umano, il capitale sociale, il capitale fisico e il capitale naturale, che invece sarebbero di competenza delle generazioni successive. Infatti, la definizione di sviluppo sostenibile è quella che consente di soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la possibilità che le generazioni successive soddisfino i loro bisogni. Se così è, il concetto proprio di giustizia intergenerazionale dovrebbe essere al centro di una Costituzione come quella della Repubblica del Benessere e in qualche modo disegnare tutti gli interventi, le leggi, le politiche. Oggi nelle nostre Costituzioni, scritte 70, 80 anni fa, 60 anni fa, a seconda dei casi, il concetto di giustizia intergenerazionale non c'è. Perché? Perché all'epoca si pensava che lo sviluppo sarebbe stato continuo lungo tutto il resto del tempo, salvo qualche crisi naturalmente. Ma oggi sappiamo che non è così, che il nostro mondo è a rischio, che la sostenibilità non è un'ipotesi valida, ahimè, perché i comportamenti di questi ultimi 60-70 anni hanno messo assolutamente a rischio la sostenibilità economica, sociale, ambientale e dunque anche istituzionale. Questo ci porta a immaginare un intervento legislativo e una delle proposte dell'ASVIS in linea con quello che ha fatto la Francia, la Svizzera, il Belgio, la Norvegia, cioè introdurre nella Costituzione proprio il principio della giustizia intergenerazionale. Noi abbiamo anche sviluppato una modalità concreta per introdurre, per modificare alcuni degli articoli della prima parte della Costituzione, introducendo appunto questo concetto. La seconda proposta che facemmo in quell'ambito riguardava invece la legislazione ordinaria, cioè una volta fissato il principio bisogna essere sicuri che poi la legislazione vada in quella direzione. E questo ha a che fare con il modo con cui misuriamo l'impatto delle politiche e dunque anche come misuriamo il benessere, l'equità, la sostenibilità delle nostre azioni. Da questo punto di vista dobbiamo riconoscere che in Italia siamo molto indietro. L'Italia non ha un istituto di studi per il futuro,
proposta che io faccio ormai da molto tempo. L'Italia non ha un sistema efficiente e significativamente solido per valutare le politiche, non tanto dal punto di vista finanziario, cosa che avviene normalmente, ma dal punto di vista economico, complessivo, sociale e ambientale. E dunque ci troviamo nella situazione che già nel 1955 Luigi Einaudi richiamava nella sua, nelle sue cosiddette prediche inutili, in particolare la predica intitolata Conoscere per deliberare, in cui diceva, io ho aperto il mio libro del 2014 su scegliere il futuro con questa citazione, diceva: ma si è fatto il conto delle leggi mal scritte o mal ponderate semplicemente perché non si è presa in considerazione la valutazione dell'impatto che quelle norme avrebbero avuto? E diceva Einaudi, 1955, e perché poi le leggi scritte male hanno bisogno di essere emendate e bisogna farlo in fretta, e poi la fretta però determina ulteriori errori, e allora bisogna rimetterci le mani finché il tutto diventa un groviglio inestricabile da cui nessuno cava i piedi. E concludeva Einaudi, e allora si sceglie la linea di minor resistenza, che è quella di tenere adunanze e tenere gli uffici impegnatissimi nel pestare l'acqua nel mortaio delle riforme urgenti. Parliamo del 1955. Da allora, purtroppo, la situazione italiana non è migliorata di molto. Quindi, dopo aver messo il principio dello sviluppo sostenibile in Costituzione, dovremmo dotarci di una serie di strumenti sia di misurazione della condizione attuale, sia di simulazione dell'impatto delle politiche, sia di valutazione ex post dell'impatto delle politiche per capire dove abbiamo sbagliato o dove abbiamo fatto bene. Oggi questo è possibile. Nel rapporto ASVIS dell'anno scorso abbiamo mostrato delle simulazioni fatte con un modello di equilibrio economico generale analogo a quello che il Ministero dell'Economia e delle Finanze usa per la valutazione delle politiche fiscali e economiche, e abbiamo mostrato che si può in realtà giungere a una valutazione integrata dell'impatto anche sull'ambiente, sulla società, e quindi quello che serve è un cambio di mentalità oltre che investire in questi aspetti. E poi quell'articolo continua con una serie di raccomandazioni. Ora parto da qui per mostrarvi quanto l'approccio serio allo sviluppo sostenibile è un approccio radicale, è un approccio che richiede di cambiare il modo di pensare, il modo di analizzare il presente e il futuro, il modo di immaginare le interazioni tra economia, società, ambiente e dunque istituzioni, perché lo sviluppo sostenibile richiede un pensiero integrato. E lo dico da economista, troppo spesso abbiamo pensato, i miei colleghi hanno pensato, che l'economia guidasse tutto. Non è così. Anche quando ero ministro, per quel breve periodo nel governo Letta, provai a coinvolgere i ministri del lavoro e i ministri dell'economia e delle finanze in un incontro, e lo realizzammo a Roma nel giugno del 2013, sul tema il disastro sul mercato del lavoro è l'effetto della crisi economica o è anche oggi la causa della mancata ripresa economica? Vi parlo di 5 anni fa. Oggi sappiamo, e lo vediamo poi nei risultati anche elettorali, che la condizione sociale spinge tante persone che magari non hanno perso il lavoro a essere estremamente prudenti rispetto al futuro e quindi a cercare di risparmiare in vista di un futuro molto incerto. E questo naturalmente rallenta la domanda per consumo e quindi la crescita, innescando un circolo vizioso. Ma sappiamo anche che se il 50% di chi è povero senza lavoro, parlo dei dati europei, trova un lavoro ed è ancora povero, vuol dire che l'economia non riesce a generare abbastanza lavoro e reddito per combattere
quelle disuguaglianze che sono cresciute molto nel corso della crisi, soprattutto in alcuni paesi, tra cui anche l'Italia. Ecco, vedete, pensare in modo integrato richiede una visione complessa, una visione che sia nel rapporto ASVIS sia nel libro io provo a descrivere poi in un grafico che voi potete vedere facilmente, in cui le diverse forme di capitale economico, sociale, ambientale e umano vengono usate per creare appunto beni e servizi, il cosiddetto PIL, il prodotto interno lordo. Una parte viene reinvestito per ricostituire il capitale perduto attraverso gli ammortamenti e una parte viene consumato per il nostro benessere. Il punto è che mentre produciamo, mentre consumiamo, generiamo rifiuti, scarti che il Papa ci ricorda possono essere fisici ma anche umani, e quindi gli scarti fisici vanno a impattare oltre che sul malessere delle persone immediatamente, credo che nessuno voglia vivere circondato dalla spazzatura, così come a molte persone purtroppo capita di fare, ma gli scarti fisici impattano anche sui servizi dell'ecosistema, cioè quei servizi che gratuitamente la natura ci offre e che assumono anche valore economico. Pensiamo alla bellezza delle nostre Alpi e al turismo collegato, ma pensiamo anche al lavoro che gratuitamente le api fanno di impollinazione. Ma così come gli scarti fisici impattano sui servizi dell'ecosistema e quindi sul benessere, così gli scarti umani impattano su quelli che ho chiamato i servizi del sociosistema, la pace, la visione del futuro, la fiducia, senza le quali, così come l'impollinazione da parte delle api, il nostro sistema non funziona. Ecco, questo modo di vedere in modo integrato dunque l'economia, la società, l'ambiente, le istituzioni, è il punto cruciale per poter dire sì, io adotto lo sviluppo sostenibile come prospettiva. Le analisi che abbiamo svolto sia l'anno scorso che quest'anno sono descritte nel rapporto, mostrano chiaramente come l'Italia non sia su un sentiero di sviluppo sostenibile. Ma questo vale anche per tutta l'Europa. Perché? Perché la crescita economica è bassa ed è una crescita che distrugge il pianeta, perché è una crescita che comunque non riesce a riassorbire la povertà che è stata creata nel passato e non riesce a eliminare le disuguaglianze, e dunque le persone che si sentono appunto scartate dal sistema reagiscono come possono, magari in modo democratico, ma tendendo a voler rivoluzionare il modo di funzionamento delle istituzioni, non necessariamente in modo realistico o in modo giusto, cioè coerente con quelle parole che vi ho letto precedentemente. C'è moltissimo da fare per portare il nostro paese su un sentiero di sviluppo sostenibile, anche sul piano della governance complessiva. Per questo, come Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, abbiamo proposto proposta recepita dal precedente governo ma ancora non attuata, di portare a Palazzo Chigi, cioè alla Presidenza del Consiglio, il ruolo di responsabilità della coerenza delle politiche. Abbiamo proposto di cambiare il nome del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Sostenibile, in modo da orientare gli investimenti pubblici in questa direzione. Non abbiamo molti soldi, non possiamo rischiare di commettere errori nel creare infrastrutture sbagliate. Abbiamo proposto che appunto il Parlamento operi delle valutazioni integrate dal punto di vista economico, sociale e ambientale, creando un intergruppo parlamentare che poi è stato già creato per assicurare una visione trasversale dei vari provvedimenti. Abbiamo proposto che vengano sviluppate campagne di informazione e di educazione, perché anche le imprese, i cittadini, la società civile devono essere protagonisti del cambiamento. Non è possibile pensare che
si porta l'Italia, l'Europa, il mondo sullo sviluppo sostenibile semplicemente attraverso politiche diverse. Perché se le imprese producono scarti fisici e umani, nonostante le normative, o evadono, come sappiamo, in misura massiccia, gli obblighi fiscali, la giustizia è assolutamente impossibile da realizzare. E potrei continuare, ma rinvio appunto al rapporto e al libro. Un'ultima parola, mi avvio alla conclusione, sull'Europa. Anche sull'Europa facciamo una serie di considerazioni. Sull'Europa siamo un pochino più avanti, almeno sul piano concettuale, sul piano giuridico, perché l'articolo 3 del trattato fa chiaro riferimento allo sviluppo sostenibile, anzi lo cita ben due volte, uno riferito all'attività all'interno dell'Europa e l'altro nei rapporti con il resto del mondo. Andando a guardare l'articolo 3 del Trattato di Lisbona, al comma 3, si dice: l'Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa. E poi nell'articolo 5 dice: l'Unione nelle relazioni con il resto del mondo contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, eccetera, eccetera. Cioè, a livello europeo, visto che il trattato è stato scritto recentemente, diciamo così, circa 10 anni fa, abbiamo questo concetto che può e deve essere utilizzato per guidare tutte le politiche. Di nuovo abbiamo fatto una serie di proposte in questa direzione, tra cui il ridisegno del cosiddetto semestre europeo, semestre politico, quindi non la presidenza che ruota ogni 6 mesi, ma il modo con cui si, partendo dall'analisi della crescita, si arriva poi alle country specific recommendations che dovrebbe guidare la definizione delle politiche economiche non solo di tutti i paesi. Le prossime elezioni europee saranno da questo punto di vista molto importanti e finalmente la Commissione europea a dicembre dovrebbe pubblicare un reflection paper su come è stato richiesto sia dal Parlamento che dal Consiglio, l'Agenda 2030 dovrebbe entrare in tutte le politiche, non soltanto quelle settoriali, ed essere adottata come quadro di riferimento complessivo delle politiche future dell'Unione, dopo essere già stata adottata l'Agenda 2030 come quadro di riferimento per la cooperazione internazionale. Eppure ci sono resistenze all'interno della Commissione europea e tra alcuni paesi. C'è chi dice appunto l'Agenda 2030, non capendola minimamente, è qualcosa che riguarda altri e non riguarda noi. Basterebbe pensare al 500.000 di persone che in Europa muoiono ogni anno per malattie legate all'inquinamento, di cui 60.000 in Italia, o basterebbe pensare alle 120 milioni di persone che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale in Europa, per comprendere che la nostra condizione non è di sviluppo sostenibile. Serve visione del futuro, serve coerenza delle politiche, serve coinvolgimento di tutti i pezzi della società, serve educazione nei confronti delle future generazioni. Come ASVIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, creata poco più di 2 anni fa, che riunisce oggi oltre 220 soggetti della società civile, è la più grande rete mai creata della società civile in Italia, stiamo lavorando su tutti questi fronti e vorrei richiamare il lavoro che la rete delle università per lo sviluppo sostenibile, che riunisce quasi 60 università in Italia, creata dalla conferenza dei rettori su nostra proposta, sta svolgendo un ruolo importante nell'educazione delle nuove generazioni. Stanno sorgendo corsi, stanno nascendo le cosiddette lezioni zero, cioè lezioni che vengono erogate a tutti gli studenti proprio sull'Agenda 2030. Il nostro corso e-learning disponibile a tutti è utilizzato già da alcune università e anche da
imprese, oltre che nella scuola. Quest'anno 33.000 docenti l'hanno utilizzato, il prossimo anno saranno 58.000. Insomma, bisogna fare questa operazione importante di educazione, di formazione a questo nuovo paradigma di sviluppo. Inoltre, nelle settimane scorse, a settembre, abbiamo organizzato all'Università di Siena la prima Summer School in sviluppo sostenibile. Dal 10 al 21 settembre hanno partecipato circa 40 studenti, non solo studenti in realtà, ma un sindaco, persone che vengono da imprese. Avevamo ricevuto 140 richieste di iscrizione, il che dimostra come la sensibilità stia crescendo e quindi come ASVIS continueremo a lavorare in questa direzione. Io mi fermo qui per lasciare spazio a domande. E grazie per avermi seguito e sono a vostra disposizione. Grazie mille, professor Giovannini, è un piacere avere anche un po' di spazio per alcune domande e invito tutti quelli che ci stanno guardando in diretta su YouTube Live ad iniziare a porre le domande utilizzando la chat sulla destra del video. Intanto do la parola al professor Pavoni magari per una prima domanda, poi ne ho anch'io qualcuna, quindi possiamo... Grazie professor Giovannini della sua presentazione utilissima e appunto che ci rende un po' anche orgogliosi a noi coordinatori di questo modulo Jean Monnet sul diritto dell'Unione Europea e lo sviluppo sostenibile, perché ci sentiamo parte un po' in qualche modo di questa comunità accademica che sta cercando di diffondere il valore dello sviluppo sostenibile anche e di declinarlo in attività didattiche specifiche. La mia osservazione e diciamo il mio invito a che lei dica qualcosa di più su una questione specifica di diritto che riguarda l'Europa, l'Unione Europea. Io ho letto con piacere il suo libro recente sull'utopia sostenibile e mi riferisco in particolar modo ad un passaggio che di questo libro, quando lei parla del ruolo dell'Unione Europea, le pagine finali del libro, lei pone la questione, ma tutto dice cosa c'è che non è andato bene fino ad oggi in Europa e pone il problema del riparto di competenze fra Unione Europea e Stati membri, solleva molto chiaramente questa questione e appunto dice, si chiede, supponendo di voler creare ora un'Unione Europea capace di fronteggiare efficacemente il nuovo scenario globale, come distribuiremmo le competenze tra gli stati e il livello sovranazionale o federale? Questa è una questione che a noi interessa particolarmente anche come giuristi, perché è una questione di carattere generale che riguarda il diritto dell'Unione Europea. Fra le righe del suo libro si capisce qual è, diciamo, la sua preferenza. La preferenza, lei dice, per la creazione di una federazione europea. Ci può dire qualcosa di più su questo punto? Come vede la riforma del riparto di competenze? Come la immaginerebbe, insomma? E se è davvero un'utopia oppure se è realizzabile, secondo il suo punto di vista? Grazie, è una domanda molto importante su cui c'è già in parte del lavoro fatto, ma gran parte del lavoro va in realtà realizzato. L'articolo 3 richiama appunto gli obiettivi dell'Unione e tra l'altro suggerirei a tutti di leggerlo attentamente, perché è l'articolo che mi rende orgoglioso, fiero di essere europeo, visto che parla esattamente di quello in cui credo. Ma gli articoli successivi cominciano a dare una divisione di compiti che a me sembra abbastanza anacronistico. Il tema, per esempio, delle politiche sociali, che è quello che sta generando, tra l'altro, le tante tensioni che vediamo serpeggiare in Europa. Ecco, le politiche sociali sono di competenza nazionale. Quindi ogni volta che ci arrabbiamo con l'Europa su questi temi dovremmo prenderci in realtà con i governi nazionali. Ma oggi la domanda che ci dobbiamo porre è se effettivamente questa separazione, prendo solo questo punto, tra economia e società sia ancora sensata. Soprattutto se sia sensato alla luce del futuro che ci aspetta. Un futuro pieno di shock, un futuro che renderà molte persone che già sono vulnerabili ancora più vulnerabili. Nel libro provo a descrivere in breve
un lavoro che stiamo facendo con alcuni colleghi del Joint Research Center della Commissione Europea sul ridisegno delle politiche intorno alle parole vulnerabilità e resilienza, cioè la capacità appunto di reagire agli shock di natura ambientale, economica, sociale, istituzionale che ci sono davanti, che saranno più frequenti del passato e soprattutto che interagiranno tra di loro. Allora, immaginare che un singolo paese possa fronteggiare shock, noi diciamo da economisti, asimmetrici, cioè che non colpiscono l'Unione nel suo complesso, ma uno, due o tre paesi, mentre gli altri non vengono colpiti, ecco, riuscire ad affrontare questo tipo di shock, shock tecnologici, shock ambientali, shock finanziari, da soli, sarebbe ripetere l'errore drammatico che è stato commesso, secondo me, nel 2008, di fronte alla crisi finanziaria internazionale, e soprattutto poi nel 2012, quando la Grecia, purtroppo, truccando i conti della finanza pubblica, ha innescato una crisi rispetto a cui l'Europa ha detto, beh, veditela tu, salvo poi tornare perché sui propri passi, con un grosso ritardo, perché è evidente che noi abbiamo creato l'Unione Europea e in particolare l'Unione Monetaria per essere grandi, per essere grossi, cioè di avere le spalle grosse in grado di reagire appunto insieme a questi shock. Immaginare invece che di fronte a uno shock ogni paese se la vede per conto proprio non può funzionare, ma non, come non sta funzionando e sta portando queste tensioni insensate a smontare le nostre istituzioni europee e gli accordi come l'Unione Europea e così via. Ecco, pensare, come dico nel libro, a un esercizio blue sky, cioè prendendo una serie di esperti nelle varie materie e dire, bene, dovendo ricominciare da capo, sapendo che il mondo sarà soggetto a questi shock violenti, ampi, asimmetrici, cosa che non era invece alla base della costruzione quando 15 anni fa si è cominciato a parlare di queste cose, ecco, sarebbe secondo me un contributo importante, il che non vuol dire passare tutto a livello federale, ma vorrebbe dire avere un'integrazione maggiore. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno la struttura federale che hanno, non perché l'hanno disegnata a tavolino, ma perché hanno scelto nel corso dei decenni di affrontare alcuni shock sul piano federale, a partire da quelli sociali. Il sussidio di disoccupazione federale si è aggiunto a quelli dei singoli stati, così come invece oggi non riusciamo a fare in Europa. Ecco, immaginare dunque di imparare anche dalla lezione di altri paesi per ripensare la governance europea. In parte si può migliorare a trattati dati, in parte richiede dei cambiamenti nei trattati per prepararci a un mondo che metterà a dura prova il nostro territorio, le nostre imprese, le nostre persone, le nostre istituzioni in modo diverso. Ecco, questo secondo me sarebbe un modo lungimirante di pensare al nostro futuro. Grazie mille per la risposta. Volevo magari aggiungere una piccola cosa io, nel frattempo c'è spazio magari per un'altra piccola domanda se c'è dal pubblico. Io magari mi inserisco su questo tema, perché lei ha toccato un tema importante fondamentalmente, che è quello della path dependence un po' delle istituzioni europee, per cui chiaramente certi approcci, certe visioni si sono legislative o politiche sono accumulate nel tempo, questo rende difficile un cambiamento. La cosa che credo però sia interessante è che, se lo colleghiamo al tema appunto dell'inclusione del principio dello sviluppo sostenibile all'interno dei trattati europei, se guardiamo al fatto che per esempio il principio della coerenza delle politiche è qualcosa che a livello di Unione Europea è presente già da molti anni, rende abbastanza impensabile o comunque molto strano il fatto che la presenza di questi principi non abbia condotto ad una interpretazione, ad un'incorporazione molto più veloce il framework degli SDGs, perché sembra in un certo modo che la presenza di questi
principi, di questi approcci sia costruita apposta su un'agenda come quella degli SDGs. Per lei è un tema esclusivamente politico, poi soprattutto adesso il rapporto ASVIS è stato abbastanza critico anche con il progresso dell'ultimo anno dal punto di vista delle istituzioni europee, si spiega solamente con diciamo il tumulto politico in Europa, le elezioni che arrivano, o c'è qualcosa di più profondo? Ma qui si scontrano tre visioni diverse. La prima: l'Europa è indubbiamente l'area del mondo più sostenibile secondo i principi dell'Agenda 2030. E quindi qualcuno dice, ma se è così, tutto sommato, andiamo avanti come abbiamo fatto finora, perché comunque sia noi a queste cose crediamo e quindi le nostre politiche sono già orientate in questa direzione. Sostanzialmente dobbiamo continuare come abbiamo fatto. Questa visione è una visione tipicamente estrapolativa del passato, che non coglie invece l'enormità delle sfide che abbiamo davanti. Seconda possibile impostazione. Sì, il cambiamento climatico, tutti trasformativi del modo con cui operiamo, in cui il nostro sistema opera, sono giusti. Però i costi che bisogna sopportare per fare questo tipo di transizione possono essere sostenuti soltanto se abbiamo un tasso di crescita del prodotto interno lordo elevato, perché senza crescita non si va da nessuna parte. Ora, le previsioni dell'OCSE a medio termine ci dicono che i paesi industrializzati, bene che va, cresceranno dell'1,5-1,75% all'anno. Perché ci sono fattori come l'invecchiamento della popolazione, come le tecnologie, che impediranno, a meno di cambiamenti radicali, una vera nuova crescita consistente. Beh, con una crescita di questo tipo noi risolviamo i nostri problemi? La risposta è no, e tante persone non riescono invece a cogliere il potere trasformativo, anche in termini di crescita economica, anche in termini di nuovi posti di lavoro, di tecnologie che oggi sono disponibili e che allo stesso momento aumentano la competitività, migliorano l'ambiente, richiedono più persone, insomma un cambiamento di paradigma dello sviluppo è possibile. Ma le persone sono state formate nel vecchio paradigma dello sviluppo e quindi, lo vediamo anche in queste ore nelle discussioni italiane, molti pensano, come hanno pensato nel passato sia governi di centrodestra che di centrosinistra, che mettendo un po' di soldi in tasca alle persone l'economia riparta e tutto andrà bene. Questa è una visione vecchia, sbagliata, questa è la vera utopia insostenibile. Il terzo atteggiamento è quello di dire, sì è vero, ma è troppo complicato. Fondamentalmente già negli ultimi anni si è cercato di rendere più sociale il semestre europeo e quindi un dialogo tra ministri delle finanze e ministri del lavoro, politiche sociali, ed è già difficilissimo. Figuriamoci se poi ci dobbiamo mettere anche l'ambiente, la cooperazione internazionale, cioè i costi di transazione tra questi soggetti porterebbero alla paralisi. Per cui concentriamoci su quello che abbiamo, magari facciamole funzionare meglio, ma questa idea di una politica totalmente integrata è sostanzialmente un'idea irrealizzabile. Queste sono le resistenze che oggi esistono, esistono in Europa, ma non solo. Il punto chiave è tutto, sempre e comunque, qual è la visione del mondo futuro che noi ci aspettiamo. Se come quella del Club di Roma, di cui in questi giorni festeggiamo il 50° anniversario proprio qui a Roma, e cioè il rischio di un collasso del sistema mondiale intorno al 2030 a causa appunto della impossibilità di gestire queste situazioni, il che porterebbe la popolazione, dopo aver raggiunto il picco del 2030 intorno a 8 miliardi di persone, a 6 miliardi verso la fine del secolo, a causa di guerre, di cataclismi, di tensioni sociali fortissime, e lo sposiamo non come scenario preferito naturalmente, ma come ipotesi
ahimè, possibile, e allora ricostruiamo il modo di pensare che abbiamo, oppure pensiamo, come molti, io speriamo che me la cavo, e quindi capiamo anche che recentemente il New York Times ha riportato la notizia che si stanno costruendo bunker in Nuova Zelanda per ospitare alcuni dei grandi ricchi della Silicon Valley, che si stanno preparando evidentemente un futuro per loro più sostenibile, mentre invece il resto del mondo andrà verso lo scenario del Club di Roma. Ci vuole coraggio per accettare una visione del genere. Qualcuno dice che con questa visione non si vincono le elezioni, e ci credo, ma la buona notizia è che in molti stanno lavorando in tutto il mondo per costruire una visione positiva del futuro attraverso cui trovare anche il consenso politico per fare le politiche necessarie. Grazie mille, professor Giovannini. So che siamo più o meno al termine del tempo disponibile, però soltanto magari per 30 secondi volevo porre una domanda che ci viene dal nostro pubblico che sta guardando il webinar. Matteo in particolare vorrebbe sapere la sua opinione sul ruolo che i territori più periferici, che comunque hanno avuto in questi anni un ruolo importante anche rispetto alla crisi dell'Unione Europea, hanno giocato un ruolo importante anche sulla Brexit e così via. Quale ruolo, dicevo, avranno i territori più periferici nell'attuazione dell'Agenda 2030? Perché Matteo, diciamo, si focalizzava l'attenzione sul fatto che all'interno dell'Agenda 2030 forse si enfatizza più il ruolo delle grandi città che quello appunto dei territori periferici, che pure in Europa rappresentano una componente importante. Tema assolutamente corretto. Anche qui ci sono visioni diverse del futuro. Il mondo sarà sempre più urbanizzato? No, il mondo sarà in futuro meno urbanizzato, perché vivere nelle grandi città sarà insostenibile, e quindi le persone si risposteranno nuovamente verso altre aree. In Italia noi abbiamo una strategia nazionale per le aree interne che cerca proprio di evitare che lo spopolamento, ma anche il taglio dei servizi, aumenti quelle disparità regionali, per esempio tra nord e sud, che conosciamo meglio rispetto a quelle tra grandi centri e piccoli centri. Ma non abbiamo una strategia nazionale per le città, lasciando quindi i singoli sindaci ad affrontare la complessità dei problemi di cui abbiamo parlato qui. Ecco, siamo un po' schizofrenici. In realtà servono ambedue, ma servono ambedue in una logica di futuro e anche dell'uso delle nuove tecnologie e le tecnologie avanzate per fornire servizi, in parte anche, penso a quelli sanitari, a quelli educativi, anche per soggetti sparsi sul territorio. Servono infrastrutture, ma servono infrastrutture orientate al futuro e non semplicemente quelle del passato. Il cambiamento del nome del CIPE, ad esempio, è una indicazione coerente con questa visione, proprio perché gli investimenti pubblici devono guardare alla sostenibilità e non solo delle grandi città, ma di tutto il territorio. È una sfida molto complessa, ma direi che il tema va sottolineato, come Matteo ha giustamente fatto. Grazie mille anche per questa ultima risposta. Io direi che siamo arrivati al termine del webinar, non vorrei togliere il tempo ai suoi studenti. Professor Pavoni, se lei vuole aggiungere qualcosa per la chiusura. No, semplicemente ringraziare e ribadire che siamo stati molto onorati di ospitare il professor Giovannini, ora lo libererei per i suoi impegni didattici incombenti, insomma. Grazie di nuovo di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie mille ancora e buona giornata, e do appuntamento chiaramente sul nostro sito e sui nostri social media per ogni informazione relativa ai futuri webinar e anche per rivedere questo webinar che sarà disponibile già da adesso su YouTube. Grazie mille, buona giornata a tutti e buona giornata al professor Giovannini. Grazie a voi, buona giornata.